Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video sulla demo di Forza Motorsport 6. Ultimo video dedicato alla demo perché in questo video vedremo l'ultimo evento che ci rimane da vedere. Abbiamo fatto evento carburante Forza con l'Audi S3. Abbiamo fatto la sfida speciale con la Ferrari 430 Scuderia 2007 e abbiamo fatto la sfida Ford Giri Liberi con la Ford GT 2017 blu elettrico, una macchina epica. Ci resta solamente nella sfida ai rivali la sfida specifica Chevrolet. Affronta il circuito completo di Sebring in questo evento giro singolo su una speciale Chevrolet Corvette Z06 del 2015. Circuito che si articola negli Stati Uniti di 5 km e 95 e vediamo un po' che cosa facciamo. Dalla miniatura mi sembra che sia sull'acqua, quindi circuito bagnato, sarà bella tosta. Eccolo qua il loghetto della Chevrolet. Allora, vediamo un po' come la possiamo fare. Rossa no, perché mi ricorda la Ferrari. Blu ricorda la Ford GT. Io direi di andare di bianco stavolta, o di giallo. Oh, bella così. Infatti è circuito bagnato, Sebring International Raceway, circuito completo Sebring negli Stati Uniti, 5 km e 95, un gran bel percorso. L'abbiamo già fatta questa gara e abbiamo fatto un primo posto con la nostra Toyota, se ricordo male, GT86. Eccoci qua, diluvio universale. Siete pronti ragazzi? Andiamo! Ah, vediamo un po', perché puoi modificare un assetto per una nota a noleggio, ok? Aiuti alla guida, controllo il classifico, ok? Pronti? Iniziamo la gara! Vediamo che cosa ci posizioniamo, eh? Eccola qua! Bella! Senti? Vi faccio sentire la partenza! Oh, raga, mamma mia, ci ho preso l'aquaplaning. Hai sentito come il motore subito è andato su in giri, che mi sta facendo già l'effetto aquaplaning? Mamma mia, sta pista bagnata è sempre un casino. Allora, l'obiettivo di questa gara, come abbiamo potuto vedere già negli altri tre eventi sfide rivali, che abbiamo 42 minuti di tempo per battere pian piano, quindi giro dopo giro, i nostri rivali. Quindi ad esempio io adesso devo fare il giro migliore rispetto a quello che mi è stato indicato dal computer. Porca di una miseriaccia, mamma mia, pure qua direi di farci un paio di giretti insieme ragazzi. Siamo già a 200. La cosa strana che vedo sul contachilometri i miglia orari, mi sembra, che hanno preso i Pirelli, mentre in basso a destra i chilometri orari. Ho l'impressione mia, perché vedo proprio il doppio, quindi sono due contachilometri diversi. Comunque è difficilissimo, mi da sbagliato, eccola, guarda come se ne va, porca miseria. Speriamo che pure i rivali abbiano trovato queste difficoltà sul bagnato che sto trovando anch'io, perché è veramente tosto sto circuito. Guarda l'acqua che ci sta e che si è accumulato su sto cacchio di Gran Premio, ragazzi. Ma immagino poi gli altri eventi che ci saranno sulla neve, sui rally, mamma mia, che figata assurda. E sui giochi di macchine me ne sfonderei, che purtroppo ci porto veramente pochissimi video su queste modalità sul mio canale. Sarebbe male portarci qualche serie. Se Forza Motorsport 6 mi sta facendo veramente balenare l'idea di tornare a fare, meglio proprio di iniziare a fare una serie di macchine sul canale. Ovviamente poi fatemi sapere se vi può interessare, perché se no, se lo recupero me lo gioco da solo a casa. E arrivederci, nel senso, non è che per forza tutti i giochi che porto ci porto una sera, considerate tanti altri giochi che ho giocato su Play 3 diverso tempo fa, come li ho portati, perché non è che posso portare tutti i giochi a quel gioco, quindi. Però quelli che secondo me sono più interessanti, che possono piacere, se no porterei miliardi di video, è un casino, già me ne porta abbastanza, quindi vorrei poi annoiarmi con troppo materiale. Allora, vediamo se questo dovrebbe essere il giro, se abbiamo battuto quello previsto, 2.42. Forse no?
andiamo a vedere le classifiche. 1579 va su 2750 giocatori, non è male, eh? Non è male, il migliore è 226. 226, vabbè, sicuramente, vedete, con tante cose disattivate. ABS disattivato, TCS disattivato, pure auto disattivato, quindi alcune cose le hanno disattivate. Poi che ne so, fatemi sapere se volete che vi faccio vedere anche una gara con tutti gli aiuti disattivati per vedere come va l'autovettura. Ovviamente qui sotto spolliciate, me lo dite e torniamo con un nuovo video della demo di Forza Motorsport 6. Se il video e questa serie sulla demo vi sono piaciuti, iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.